Beh, il primo è quello di dormire molto, mai meno di 8 ore e se è possibile anche di più. Il sonno è, per me, deve essere garantito. Il secondo è andare a letto ridendo fra le lenzuola. Di conseguenza mi avvalgo di letture come Campanile, il nostro, oppure Woodhouse, non nostro ma che è il grande umorista inglese, e diciamo perché ridendo, perché mi fa piacere che la notte appunto mi porti il sorriso, mi porta delle cose leggere, mi porti la leggerezza. Ah, il terzo è quello di pensare sempre in modo, come dire, come se ci fosse un dibattito dentro di me. Dico, che peccato che è successo questo, e un'altra voce dice, no, invece è una fortuna, perché ecco, questo quasi me lo impongo. Poi l'altro è quello di praticare, perché sono diventata buddista e credo molto a questo movimento per la pace, per il dialogo, credo agli uomini che ne hanno fatto parte. E dunque è il mio altro ordine che mi do, è quello di fare 2 volte al giorno la pratica. L'ultimo è quello che non vorrei essere golosa, e dunque tutte le volte cerco di immaginare il cibo come una cosa orribile. Ecco, questo mi impongo, se no mangio troppo. Did we get too tired, or let the mystery puzzle reveal itself?